Ciao ragazzi, sono Marco del negozio Passport. Prima di tutto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci sui nostri canali social e a usare i commenti se avete dubbi o domande a cui risponderemo sempre in maniera molto veloce. Che ne dite ragazzi se oggi parliamo di Adidas Adizero Pro? Una scarpa appena arrivata in negozio, è la seconda edizione che propone Adidas. Parliamo di una scarpa in carbonio, quindi una scarpa fondamentalmente veloce. Ma bando alle ciance e andiamo subito a vedere le caratteristiche tecniche. Partiamo con la tomaia. Abbiamo una tomaia completamente in mesh monofilo. In questo caso Adidas utilizza il mesh che si chiama Sellertex, che è stato ricavato dallo stesso tessuto che utilizzano per fare le scarpe chiodate. Quindi leggerezza, traspirazione e ottimo avvolgimento del piede. La parte talonare in questo caso, essendo una scarpa molto leggera e volutamente veloce, dicevamo la parte talonare è molto morbida, ma allo stesso tempo contiene abbastanza bene la parte tendinea e del calcagno del piede. Ma adesso andiamo a vedere quello che è il fulcro di questa scarpa, vale a dire l'intersuola. Su Adidas Adizero Pro, l'azienda tedesca utilizza una mescola che è un combinato di due materiali, Light Strike e Boost. La mescola Light Strike, che è su tutta la parte dell'intersuola, serve a dare ottima reattività e un ottimo controllo del movimento. Invece la mescola Boost, la famosa mescola Boost di Adidas, serve ad ottimizzare l'ammortizzamento e a dare grande esplosione, grande reattività. Lo vediamo il Boost presente su tutta la parte anche del battistrada, che è la parte bianca in questo caso. Ma, come dicevamo prima, parlavamo di una scarpa in carbonio. Ebbene sì, su Adidas Adizero Pro viene utilizzata una piastra in carbonio per rendere la scarpa molto reattiva, molto flessibile sull'avampiede ed avere veramente una grande esplosività in fase di spinta. Ultimo accenno, ragazzi, a quello che riguarda il battistrada di Adidas Adizero Pro. Come sempre, Adidas utilizza la mescola Continental. In questo caso abbiamo una doppia tipologia di mescola. Sull'avampiede una mescola che privilegia il grip e la trazione. Sulla parte invece posteriore del tallone, una mescola di gomma che serve ad essere, che vuole essere anzi robusta e duratura nel tempo. Ragazzi, che dire, parliamo di una scarpa veloce, come abbiamo detto inizialmente, una calzatura che pesa 235 grammi e ha un drop da 8,5 mm, una scarpa veloce, quindi destinata ad atleti con un'ottima biomeccanica di corsa e per ritmi direi anche sostenuti. Detto questo, vi aspetto nei nostri negozi a Busca e Signoressa. Se abitate lontano, perché no? Anche online sul nostro sito www.passport.it. Ciao!